Buonasera a tutti, dovreste vedere il mio monitor, anzi no, perché ancora non l'ho condiviso, scusate. Eccomi qui insieme a Paolo. Ok, possiamo iniziare. Mi raccomando, prendete nota come sempre del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmill Europe perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il terzo appuntamento con Paolo Serafini. Anche questa sera tratteremo degli argomenti molto importanti, ma come sempre, prima di iniziare, c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmill. Tikmill è un broker CFD e future. Scusate, ma stavo guardando la chat perché mi dite che non si sente. Se mi date un feedback. Ok, mi dicono che mi sentite. Va bene. Allora, dicevo, Tikmill, broker non dealing desk, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato SAISEC, registrato presso la Consob, con fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici e da qualche mese abbiamo aggiunto anche i microlotti sugli indici americani insieme al DAX, dove avevamo già da diverso tempo invece in questo caso i microlotti. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi e con Tikmill non avrete mai un record o limitazioni sulle proprie strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. Questa è uno screenshot che ho preso dal sito della Consob tra le varie società di intermediazione senza succursale, perché è una lista infinita che si trova sul sito della Consob. Per facilitarvi un po' il compito, vi ho appunto preso questo screenshot dove si può vedere quelli che sono i servizi che può esercitare Tikmill in Italia e sia il numero di iscrizione all'elenco, che è 43. 10. Qui parliamo ovviamente di Tikmill Europe perché, come sapete, dopo la Brexit, Tikmill non può più commercializzare comunque la propria regolamentazione FCA UK in Europa, ma solo appunto quella con giurisdizione SAISEC. Tipologia di conti. Tikmill ha tre tipologie di conti: il conto Pro e VIP, che sono quelli più utilizzati perché hanno gli spread a partire da zero, con commissioni molto basse, e poi c'è il conto Classic, che non è un conto con commissioni, ma gli spread più alti a partire da 1,6. Inoltre, abbiamo lanciato da qualche mese anche i prodotti regolamentati su futures e opzioni attraverso la piattaforma CQG. Potete verificare voi stessi tutte le condizioni offerte da Tikmill su questi prodotti dal nostro sito web. Inoltre, oltre alla CQG, c'è la possibilità di avere le connessioni API del nostro data feed su TradingView, MultiChart, Sierra Chart e anche NinjaTrader. Questa è la tabella invece che, ritornando sul discorso dei CFD, che racchiude un po' quelli che sono i costi commissionali tra spread e commissioni che Tikmill applica. Questa tabella l'ho presa dal sito di MyFXBook, che è un sito esterno. Noterete come per la maggior parte del tempo Tikmill abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. Chiudo la mia presentazione con questa tabella che riassume un po' quelli che sono i costi applicati sul Forex. In questo caso parliamo di un lotto di euro-dollaro, dove viene applicato sul conto Pro una commissione di 4 euro run turn, su invece il conto VIP 2 euro run turn. Questo rispetto alla, diciamo, media degli altri broker vi permette un risparmio di circa il 30% con il conto Pro e il 60% con il conto VIP. Allora, io ho finito la mia presentazione e interrompo la condivisione, Paolo, così puoi condividere il tuo di schermo. Ok.
Intanto Buonasera a buona. tutti, ciao Giuseppe. Ciao Vediamo se Paolo. riesco a condividere il mio schermo. Vediamo se si riesce a vedere. Sì, Dimmi se si vede ecco. bene. Si dovrebbe vedere adesso, Sì, ti confermo che è visibile, assolutamente no? sì. Ok, lo sposto un po' più in qua così ho tutti gli strumenti. Ok, buonasera a tutti. Scusate, un minuto o due di ritardo, purtroppo c'è stato un inconveniente con le mail, quindi non trovavo la mail per entrare dentro al webinar, quindi c'è stato qualche piccolo problemino. Non di ritardo, perché sono venuto qui, ero qui già dalle 6:15, quindi è stato proprio un ritardo di mail. Allora, la volta scorsa, allora, se c'è innanzitutto, se c'è qualche domanda, mettetela pure sulla chat e dopo casomai Giuseppe me la condividerà, insomma, e quindi cercherò di Sì, rispondere. assolutamente Paolo, visto che questo è il nostro terzo appuntamento insieme, intitolato La giornata tipo di un trader professionista, dove nei primi due appuntamenti Paolo ci ha fatto vedere un po' quelle che sono le sue analisi, comunque che fa nell'intraday, che poi cerca di massimizzare anche i guadagni, anche gestendo in maniera abbastanza, direi, oculata il rischio. Abbiamo visto nel primo appuntamento una tecnica con degli stop molto stretti che andava proprio magari a cercare dei movimenti direzionali nell'intraday importanti, e poi nella seconda abbiamo visto qualcosa sugli indici, abbiamo parlato poi, diciamo, ci eravamo fatto questo nodo al fazzoletto per riparlare poi del CCI, se non sbaglio Paolo, appunto in questo webinar vedremo qualche tecnica appunto con questo oscillatore. Allora, sì, avevamo detto la prossima volta cercate di salvarvi le slide. Avevo salvato delle slide, adesso andiamo come. Quindi avevo salvato delle slide che erano, faccio vedere un attimo, erano delle slide che dopo andiamo a condividere anche. Quindi questa non era questa, che era riprova, era, mi sembra, sì, è ok, eccolo qua, avevo salvato due o tre slide, avevo fatto vedere. Salvatevi questa, che la prossima volta la commenteremo. Però prima di andare a commentare la slide, andiamo a spiegare un po' di cose per quanto riguarda il CCI, che cos'è, cosa indica, le cose da tenere in considerazione e cosa cercare di vedere quando il mercato pone delle accelerazioni oppure è una fase neutra del mercato, quindi bisogna stare un attimino fermi, aspettare magari qualche fase di accelerazione. E quindi spieghiamo un attimino cos'è il CCI. Il CCI l'ho messo qui sotto, come potete vedere dalla piattaforma Tickmill, vediamo che. Un attimo, l'ho segnato di nero, non si vedeva. Eccolo qui, CCI. Quindi CCI io solitamente lo taro a 14 periodi. Quindi 14 periodi, eccolo qui. Vedete 14, è tarato a 14. E solitamente è un indicatore che anticipa un attimo l'evoluzione di quello che potrebbe essere il mercato e libero io. Come cerco di contestualizzarlo durante il giorno, è chiaro che non contestualizzo più i volumi, però CCI per chi magari non ha grandissima esperienza sul mercato, è un indicatore che vi dà veramente una mano importante. E avete la possibilità anche di andare a visualizzare parecchie cose, sia su time frame più alti o anche su time frame più bassi. Solitamente io lo adopero su time frame più bassi, però ciò implica anche che possiamo adoperarlo su time frame leggermente più alti, di 15, 30, 60 minuti. Dopo dipende anche dai pattern grafici che riusciamo ad adottare nei frangenti in queste fasi di mercato, adottando sia CCI associato anche a qualche figura grafica. Naturalmente noi parleremo solo del CCI, farò vedere due o tre cose interessanti come abbiamo parlato l'altra volta, e con l'ausilio del CCI riusciamo a vedere di togliere magari qualche piccola operazione che magari non faremo e quindi andare a visualizzare meglio le operazioni che potrebbero avere di grossi take profit, quindi avere un buon rischio rendimento coerente con la nostra operatività. Allora, il CCI era stato inventato da Donald Lambert ancora tantissimi anni fa, circa 50-60 anni fa, quindi aveva detto che molto probabilmente poteva essere adoperato anche nelle fasi di trading, anche nel trading, ma lui non l'aveva inventato nel trading. Praticamente il CCI mi dice che è un commodity channel index. E solitamente ti fa vedere delle zone dove vengono chiamate magari delle zone neutre oppure delle zone di forte accelerazione dove dovremmo prestare un
un po' di attenzione per vedere se questa accelerazione poi riesce a rientrare e quindi mi indica delle fasi di stabilizzazione dei prezzi e delle fasi dove io potrei tentare qualche operazione. Allora, innanzitutto si divide in quattro zone. Come vedete qui abbiamo la zona che possiamo chiamare anche zero line, quindi la zona 0, e dopo abbiamo la più 100, la più 200, casomai se qualcuno vuole anche inserire, non ho scritto bene qui, più 200, oppure zone più estreme, più 300, più 400, che dopo dipende dalla volatilità del mercato. Sotto lo zero abbiamo il meno 100, meno 200, meno 300 e meno 400. Allora, cos'è che noi dobbiamo cercare di andare a vedere su CCE? Solitamente dalla zona dal meno 100 al più 100, solitamente è una zona neutra, di una zona che solitamente non si dovrebbero fare operazioni, a meno che non si possa fare mai delle operazioni a favore dei trend, però qui il discorso si complica un attimo, bisogna combinare parecchie cose oltre a questo indicatore. Quindi commodity channel index, abbiamo detto che lo faremo a 14 periodi, e quindi io solitamente vado a vedere se mi arrivo su una fase estrema, quindi sopra i 200, sopra i più 200 o sotto i 200, quindi meno 200. Quindi meno 200, inizio a controllare il grafico, oppure più 200, inizio a controllare il grafico. Quindi questa riga qui che vedete mi indica proprio quello che sta facendo in questo momento qui il commodity channel index, quindi io vado a controllarlo quando arriva oltre i 200, quindi oltre i meno 200 o oltre i più 200. Cos'è che vado a valutare quando arriva oltre i 200 e oltre i meno 200? Allora, in caso in cui arrivi oltre i 200 e più o meno 200, è chiaro che siamo in una fase molto volatile del mercato. Quindi in caso di forte volatilità del mercato, solitamente non si tentano operazioni, si aspetta che il mercato si calmi un attimo e arrivi a ridosso di 100. In questo momento qui siamo a meno 2,43, quindi vedete che siamo in una fase molto alta, meno 2,45, siamo in una fase molto alta di accelerazione del mercato, dove OD CHF sta dimostrando un attimino di volatilità, quindi è accelerato un attimino a ribasso. Vi fa vedere la volatilità. Io solitamente aspetto che il mercato innanzitutto mi determini un minimo, quindi qui abbiamo un minimo. Il mercato si stabilizza un attimo, mi crea un nuovo minimo e su questo minimo vado a valutare come è messo il CCI. Praticamente, se il mercato dovesse rimanere così adesso, magari fa un piccolo tentativo di andare su il commodity channel index, oppure rimane anche lì, mi fa vedere un minimo superiore, ok, si ferma qui, si ferma un attimo, un po' di pausa, per cui il mercato si stabilizza un attimo tra i 200 e 50 e poi vediamo che sta tornando un attimino su. È chiaro che quando si avvicina al meno 100, ecco che molto probabilmente potrei tentare qualche operazione long. Se siamo da meno 200 passare a meno 100, operazione short se passa da più 200 a più 100. Com'è che faremo questa operazione? Vi faccio vedere un attimo, faccio una breve spiegazione qui. Allora, l'indicatore mi va giù, mi va a meno 200, 250, ok, mi arriva qui. Quindi mi determina un minimo. Dopodiché vedo di nuovo i minimi in sequenza, e CCI vedo che sta un attimino salendo. Mi fermo un attimo, quindi vedo i minimi. Solitamente io aspetto che mi faccia dei minimi in sequenza, oppure ci sia una piccola pausa, dopo vedo i minimi che stanno salendo un attimo. Se in questo caso io vedo che mi determina un nuovo minimo e il CCI arriva a ridosso di meno 100, vuol dire che su questo minimo qui ho meno 200, sul nuovo minimo è meno 100, per cui si crea una divergenza tra i prezzi che vanno giù e il CCI, l'indicatore CCI che va su. Quindi mi crea questa divergenza. In caso di divergenza, importante come in questo caso, io a meno 100 cerco di trovarmi un'operazione long. Abbiamo parlato la scorsa volta di Calicetti, di altre cose, per cui se vedo che il mercato viene giù, si ferma un attimo, vedo che mi fa un nuovo minimo, e in questo caso, su questo nuovo minimo, quindi ho i prezzi che vanno giù e il CCI che sta salendo, cerco di porre in essere la mia operazione. In questo caso, come vedete qui, stiamo andando verso il meno 100. Vediamo un attimo se si riesce a vedere. Vedete che si sta avvicinando al meno 100. Vuol dire che qui mi ha determinato i minimi in sequenza in accelerazione. E su questa zona qui
potrebbe essere interessante quasi aprire un'operazione long, però noi dobbiamo tener conto, dobbiamo aprire un'operazione long solo nel caso in cui abbiamo un pattern grafico, vuol dire che se il mercato viene giù, mi forma magari un recupero di questi minimi, vediamo un attimo, mi forma un nuovo minimo, me lo recupera, posso tentare qualche long, oppure posso tentare qualche long, se mi forma un calicetto, e abbiamo spiegato l'altra volta, se avete seguito l'altra volta, cosa vi avevo detto, quindi cerco di entrare su una rottura di una barra precedente, sopra un massimo di una barra precedente. È chiaro che devo avere una divergenza, perché se i minimi vanno giù, si ferma un attimo il mercato, mi crea un nuovo minimo, vedo il CCI che sta salendo su questo nuovo minimo, mi arriva a ridosso del 100, in questo caso vediamo che non siamo ancora a ridosso di 100, siamo leggermente giù, però solitamente io aspetto che mi arrivi a ridosso in questa zona qui. Quindi in questa zona qui io tento l'operazione long sul sull'ODCHF, quindi tento l'operazione long per vedere se mi va su. Naturalmente avrò lo stop leggermente sotto, ma il minimo che mi ha creato in questo momento qui. Sarebbe bene che adesso si fermasse in questa zona, e la vediamo subito in diretta, guardate. La possibilità sull'ODCHF di magari tentare qualche operazione long se magari il mercato mi recupera questi livelli. Quindi vediamo, i prezzi stanno scendendo, l'indicatore che sta salendo, quindi abbiamo una piccola divergenza tra indicatore e prezzi, e quindi possiamo vedere se magari ci scatta, potrebbe scattare magari un'operazione long in questo caso qui. Abbiamo visto che c'è un movimento a ribasso, quindi siamo in un movimento a ribasso, ci si è accelerato, quindi abbiamo avuto un'accelerazione dei prezzi sopra i 250, e va benissimo in questo caso, e qui magari potrebbe scattare la nostra operazione long, in questo caso per vedere se magari l'Audi CHF riesce a tornare un attimino su. Vediamo se torna su l'Audi CHF, quindi vediamo, non siamo ancora, siamo proprio alle osse di meno 100, però come vedete anche in questo caso, se io dovessi entrare anche in questo momento qui, avrei lo stop che è molto piccolo rispetto a magari il mio target, che io solitamente posiziono target, primo target su questa zona qui, secondo target. In questa zona qui recupero dei minimi precedenti. Vediamo se magari siamo in diretta, siamo anche fortunati, CHF ci fa vedere una salita. Però ricordiamoci che dobbiamo aspettare una divergenza. In questo caso abbiamo la divergenza, abbiamo nuovi minimi. Come vedete abbiamo nuovi minimi, che sono con CCI che sta salendo, mentre CHF mi ha registrato i minimi in progressione. In questo caso qui, come vedete, mi aveva creato nuovi minimi in questa zona qui, vedete, con nuovi minimi abbiamo fatto un nuovo minimo, e vediamo che da questo minimo qui, che era andato a ribasso, dopo mi ha creato nuovi minimi, ha tentato di andare su, non ce l'ha fatta, è rivenuto giù di nuovo, però dopo alla fine abbiamo visto che mi ha fatto tutto questo trend a rialzo l'ODCHF. Vediamo questa slide qua, intanto finché aspettiamo, magari qui ci sarebbe anche scattato un attimino l'entrata, con lo stop abbastanza stretto, è chiaro che se abbiamo, non è un movimento veramente importante questo qui, mi ha fatto, avrei preferito un'accelerazione superiore, allora avrei tentato mai l'operazione long. In questo caso non vedo un'accelerazione molto significativa, c'è comunque un'accelerazione, vediamo che mi ha creato un nuovo minimo qui, e quindi io su questa zona qui sarei sempre compratore. Ok, vediamo un attimo se sta arrivando sul 100, quindi mi sta creando veramente una bella divergenza. È chiaro che qui bisogna mettere in atto, non è tema di questa sera, devo mettere in atto un attimo tutti i pattern grafici che magari ognuno di noi ha, ma potrebbe essere un calicetto, un inside, un 3-4 bar, una rottura di 3-4 minimi, 3-4 minimi ravvicinati, magari vedo 3-4 minimi ravvicinati, rompe, vedo 3-4 minimi ravvicinati, questi minimi sono in divergenza rispetto a questo minimo, questo minimo siamo a meno 200, i minimi che mi ha fatto registrare qua siamo a meno 100, quindi vediamo che il mercato sta salendo, casomai mi traccio un livello e cerco di andare a una rottura di un livello precedente per vedere se il mercato riesce a tornare su. Comunque in questa zona qui io vi dico la verità, 2-3 operazioni long le tenterei, anche perché lo stop stretto, e quindi tenterei un'operazione long. Anche qui per quanto riguarda i CFD abbiamo la possibilità, se vediamo che l'entrata non è il massimo, è abbastanza... abbiamo lo stop leggermente largo, oppure non siamo tanto sicuri all'inizio di fare questa operazione, dico ok, compro, anziché comprare su questo livello qui, compro magari anziché comprare un lotto, compro un 0,03 e quindi riesco a contenere un attimino il rischio, e dopo magari mi metto lo stop più largo e vedere un attimo, appena riparte su, vendo uno 0,01, lo vendo, faccio 3 magari vendite,
faccio una vendita su questo livello qui, la seconda la faccio qui, la terza la vado a posizionare in quest'area. Quindi faccio magari tre vendite su quei valori lì. Al momento ha registrato un doppio minimo, vediamo se riesce a tenere questi livelli, niente, ha accelerato giù, quindi ci avrebbe beccato lo stop in questo caso qui. Naturalmente io solitamente cerco di monitorare queste zone, perché sono zone che comunque tento lo stesso, due o tre operazioni long le tento. È chiaro che abbiamo visto che c'è ancora un po' di volatilità sul mercato, quindi bisogna prestare attenzione all'orario e la volatilità del mercato, perché siamo in presenza di volatilità è inutile fare operazione. Però andiamo a vedere anche la volta scorsa che vi ho detto segnatevi queste slide. Vediamo un attimo che andiamo sulle slide dell'altra volta. Aspettate un attimo che avevo messo. Niente, questa sera faccio fatica a trovare. Non sarà questa, come l'ho segnata? Ok, vai, se vado indietro un attimo così. Spero vedere se ci sono domande. Fermami pure Giuseppe che io rispondo. Sì, ci sono un paio di domande. Allora, sì, vero Luca, l'altra volta Paolo ha spiegato il pattern 1, 2, 3. 1, 2, 3 low, il punto 3 può ritoccare il minimo punto 1 senza superarlo. Grazie a questo pattern ho fatto due bellissime operazioni sul petrolio. Quindi ti ringrazio Paolo Luca per appunto il pattern che abbiamo spiegato l'altra volta. Che Paolo ti chiedo, può essere anche utilizzato in quest'ottica con, in combinazione con questo oscillatore? Sì, può essere usato in combinazione con questo oscillatore. Adesso vedete che sta cercando di rimbalzare un attimo l'ODCHF. Sì, può essere usato benissimo con questo indicatore. È chiaro che essendo su nuovi minimi, la cosa migliore sarebbe che mi facesse un punto 1, tenta di andare su, questo punto 1 magari mi arriva, no, mi testa questo punto qui. È chiaro che io avevo magari il minimo, vedo che me lo testa. E il CCI sta salendo, per cui qui potrei avere una reazione sul punto 3 che potrebbe andare su. Va bene, si può tentare anche con l'1, 2, 3. Solitamente io non lo faccio tanto sull'1, 2, 3, faccio su altri tipi di pattern, però l'1, 2, 3 va bene, insomma. Mi fa piacere che ti sei trovato bene con l'1, 2, 3 sul petrolio. È veramente un bel indicatore, un bel pattern quello dell'1, 2, 3. Andiamo a vedere adesso che ce l'avevo sotto qui, che l'avevo appena messa. Quindi andiamo a vedere adesso. Le altre domande te le faccio dopo? Ok, sì, fammi pure le altre così rispondo. Allora, Ciro, a cui tra l'altro però hai risposto durante la tua spiegazione, chiedeva, così rivolgo la domanda anche per tutti, se il CSI può essere utilizzato come l'RSI in divergenza. Quindi può essere usato il CCI come RSI e quella divergenza in discesa. Quindi sì, può usare un po' come l'RSI. Questo anticipa fortemente il mercato rispetto all'RSI, è più reattivo rispetto all'RSI questo. Quindi solitamente preferisco questo. Ad esempio, solitamente anche su delle varie, magari su time frame anche abbastanza alti, se vediamo dei minimi e poi vediamo che magari anche su time frame a 30 minuti vediamo che lo rompe questo minimo qui e questo minimo nuovo, vediamo che il CCI è qui in alto, è chiaro che abbiamo veramente una bella divergenza di prezzi che vanno giù, l'indicatore che tenta di andare su, quindi è un'operazione che si può tentare magari di fare long. Avete visto come è arrivato grosso modo a ridosso di 100 e c'è stata la reazione del prezzo leggermente più in alto. Quindi la reazione solitamente c'è quando arrivano queste accelerazioni. Dopo vi spiego un altro piccolo trucco da adoperare. Dimmi pure se c'è qualche altra domanda, Giuseppe. Solo l'altra domanda invece di Alberto, che ti chiede su quale time frame preferisci tradare. Io solitamente trado su time frame da 2 a 5 minuti, perché a un minuto abbiamo tanti falsi segnali. Il rischio di fare più operazioni sull'un minuto, però solitamente sul 2, 3 o 5 minuti è un buon, mi trovo abbastanza bene, quindi cerco di operarlo anche su 2. L'adopero su 2-5 minuti solitamente, quindi 2-5 minuti è un indicatore molto, molto valido. Quindi mi trovo molto bene con quel time frame lì. A un minuto rischiamo, come avete visto adesso, di fare 1, 2, 3 entrate veloci, e quindi
ti porta ad andare un pochino over trading con solo adoperando l'indicatore e un minuto. Se adoperiamo 2 minuti abbiamo, filtriamo un attimino le entrate, abbiamo meno entrate e quindi riusciamo anche a prendere un attimino di più movimento. Altre domande, Giuseppe? No, per il momento non ci sono altre domande, quindi puoi continuare con le slide. Ok, andiamo a vedere adesso le slide queste. Se vi ricordate, le abbiamo salvate l'altra volta, adesso non mi ricordo più, circa un mese fa, quindi un mese fa abbiamo salvato USD 500, quindi siamo andati a vedere proprio, cioè se siamo a 3.000, però 3.891, beh, abbiamo visto che era superato con 3.200, quindi abbiamo visto che era già un mesetto fa che abbiamo visto questa cosa. Quindi andiamo a vedere adesso l'indicatore. Come vi ricordate che vi avevo detto che c'è stato questo livello di prezzo che è andato sul mercato, poi mi ha fatto un nuovo minimo e il nuovo minimo abbiamo visto che è stato recuperato bene, dove l'indicatore è arrivato a ridosso dei 100, di meno 100. L'altra cosa interessante è stata questa forte accelerazione del mercato, e quindi su questa forte accelerazione del mercato abbiamo visto dopo che c'è stato questo livello che è andato su, ha fatto questa reazione, è rivenuto giù di nuovo, quindi mi ha creato questi minimi in divergenza rispetto al minimo precedente. Quindi il minimo precedente i prezzi vengono giù, invece l'indicatore va su. Ricordatevi che la divergenza dobbiamo avere su nuovi minimi, non è che possiamo dire ok, il mercato è venuto giù, mi ha fatto questo livello qui, dopo è andato su un attimino, ritraccio un attimo e quindi sul ritracciamento vedo che il CCI è qui, quindi mi crea una divergenza. Non è una divergenza se non mi fai nuovi minimi. Questo, e il mercato deve registrare nuovi minimi, allora i prezzi vengono giù, invece il CCI sta salendo. Ok, mi raccomando, non commettete l'errore di dire ok, i prezzi stanno scendendo un attimo, ma non mi hanno registrato nuovi minimi. Quindi se non mi registrano nuovi minimi, è chiaro che io non posso fare l'operazione. L'operazione la metto in piedi solo se ho nuovi minimi, quindi ho una divergenza tra i prezzi e l'indicatore. L'indicatore è molto importante, guardate, cercate di fare parecchia demo quando ho fatto trading con questo indicatore, perché vedrete che è un indicatore che vi dà parecchi spunti operativi e addirittura la cosa importante solitamente è quella di vedere un bel movimento. Adesso qui non abbiamo visto un bel movimento neanche su Audi CHF, non abbiamo visto un grosso movimento, però un po' di reazione abbiamo visto che c'è stata quando è arrivata per dosso di 100. Anche qui è andato un po' sotto i 100, ritornata sui 100, abbiamo visto un pochino di reazione sul nuovo minimo. Addirittura abbiamo visto che i prezzi hanno continuato a scendere, è chiaro che siamo su un minuto, quindi bisogna prestare molta, molta attenzione su un minuto. E ho visto l'indicatore cercato di andare su. Quindi questo minimo, solitamente questo minimo qui nuovo che mi ha fatto il mercato, è chiaro che è un minimo che è completamente in divergenza con i minimi precedenti, quindi si è fermato, è andato su, ritracciato giù, quindi un minimo leggermente in divergenza. E solitamente io su questi livelli qui non tento operazioni short, cerco sempre qualche operazione long per vedere se il mercato torna su. E purtroppo qualche difficoltà a mettere 2 minuti. L'altra volta mi sembra che ci eravamo riusciti a mettere 2 minuti sul sì, si può questo. Aprire Paolo, però lo devi fare da offline, quindi se vai su file dovresti trovare apri cancellato e se c'è in memoria il, eccolo lì, vedo il M2. Sì. Ok. Sì, ovviamente c'è anche. Però non si aggiorna più perché probabilmente hai rimosso il time frame precedente su cui era stato creato. Quindi adesso non ha. Ah, ok. Non aggiorna. O se no, al limite puoi farlo vedere su 5 minuti. Come che faccio a tirarlo via adesso? Ah, sì, ce l'ho qui sotto. Ok. Andiamo un attimo a vederlo qui sotto. Eccolo qua. Un'altra cosa che vi dico che dovete prestare molta attenzione, quando il CCI va un attimino in laterale si muove così. È un'altra situazione, anche quando siamo a ridosso dei minimi, che mi va in laterale così, che è meglio non fare operazioni, perché si sta un attimino stabilizzando e non ha senso fare operazioni. L'operazione dobbiamo farla quando vediamo che c'è un'inclinazione molto forte, tipo questa, abbiamo un'inclinazione forte. Questa abbiamo un'inclinazione forte, ok, vedete che c'è proprio un angolo, quindi deve esserci un angolo. Quindi se c'è l'angolo va bene, se non c'è l'angolo non va bene. Quindi deve esserci, se va giù così, un pochino mezzo morto,
che arriva a meno 200, però così non va bene. Deve farmi un angolo, un'angolazione, deve cercare di andare su, crearmi un minimo, crearmi un nuovo minimo. Allora, se c'è questa situazione, diventa interessante cercare magari qualche lungo su qualche recupero o qualche rottura di qualche barra precedente, che potrebbe essere una fase di stabilizzazione dei prezzi. Ok? Vediamo se ci sono domande. È abbastanza veloce il discorso. Il discorso, Domenico chiedeva, ovviamente parliamo di minimi di giornata, giusto? Questo oppure... Minimi o massimi di giornata, sì, minimi o massimi di giornata. Ok, magari vediamo qualche caso short, Paolo. Qualche caso short, guarda, abbiamo questa cosa qui che è andata, come vedete, qui c'è stato un massimo del CCI. Vedete, c'è stata proprio una bella angolazione del massimo CCI. E qui abbiamo avuto un falso massimo del CCI, quindi abbiamo avuto su questa barra qui, guarda, qui abbiamo proprio un falso massimo, quindi abbiamo un massimo e un falso massimo in questa zona qui. Avevo tenuto anche le slide che avevamo sempre di falsi massimi, quindi qui avevamo questa cosa qui, dopo avevamo visto che c'era un falso massimo del CCI, ecco qui vedete che c'è una bella angolazione, però dopo qui, su questa forte accelerazione del CCI, non abbiamo avuto un nuovo minimo che mi ha creato una nuova rottura a questo livello, dopo magari rientrare long su questa zona qui. Il mercato è partito su subito. Qui abbiamo visto un massimo del CCI, quindi non abbiamo avuto una nuova rottura in questa zona qui per vedere mi fa un nuovo massimo. In divergenza, quindi sarebbe stato meglio avere questo, un nuovo massimo su questa zona qui, quindi avrei tentato lo short. Andiamo a vedere se vi trovo magari sullo short da un altro... Eccolo qui. Qui abbiamo, vedete che c'è un attimo di accelerazione di prezzi, vedete c'è proprio una bella angolazione, mi fa un bel massimo, si stabilizza, mi crea nuovi massimi e qui vedete che siamo all'intorno della zona 100 che dopo alla fine ha ritracciato il mercato. Vedete che è andato giù bene il mercato, quindi è andato giù, mi ha fatto una forte accelerazione di basso. Oltre a questo, vi dico un'altra cosa, ci sono anche le divergenze inverse, cioè bisogna fare attenzione. Ci sono anche delle divergenze inverse, adesso vi spiego le divergenze inverse, però solitamente io tengo più presente queste, le divergenze inverse sono leggermente più complicate. Però abbiamo anche le divergenze inverse. Vado a vedere se vi trovo una qualcosa, ma sulle divergenze inverse. Vediamo anche qui, vedete che c'è il massimo per se sia in questa zona, quindi bisogna prestare attenzione quando vediamo queste cose, perché vediamo nuovi massimi del mercato, però non sono accompagnati con l'indicatore, quindi vediamo che i prezzi sono in divergenza con l'indicatore. Quindi qui bisogna prestare molta attenzione. Quindi io è una zona che aspetterei veramente una forte accelerazione magari per tentare qualche long sul mercato. Guardate, qui ne vediamo due, ne vediamo. Guardate, se riuscite a vedere, spero che si veda molto bene, perché si vede, guardate. Abbiamo questo massimo che corrisponde a questo picco massimo del CCI. Questo nuovo massimo che corrisponde a un massimo del CCI, ma è inferiore all'alto, quindi abbiamo una divergenza. Stessa cosa nella parte bassa, guardate, abbiamo un minimo con un picco massimo di CCI e abbiamo un nuovo minimo dei prezzi, quindi i prezzi vengono giù, e abbiamo il CCI che è più alto. Quindi queste sono zone che solitamente il CCI mi dà veramente tantissime indicazioni. Eccolo qui. Casomai anche in questa zona qui vedete che viene giù, però viene giù, vedete che viene giù frastagliato, quindi questa è una zona difficile, io preferisco solitamente, va bene, mi vengo giù anche frastagliato, però mi tiro una botta giù l'indicatore che va da meno 230, meno 300, in modo tale che io dico ok, sono arrivato a meno 300, in questa zona non posso fare l'operazione, aspetto che vada su, mi rompo di nuovo il minimo, casomai cerco di vedere se mi trovo un pattern in questa zona per cercare di vedere di mettermi long, dopo il mercato va su. Ecco, quindi qui abbiamo... E la cosa importante è da dire ok, vedo delle divergenze, abbiamo visto parecchie divergenze in questa zona qui e vediamo se il mercato mi crea un attimino una stabilizzazione dei prezzi per cercare magari qualche parte grafico per vedere di andare contro trend. È una situazione contro trend questa che abbiamo descritto oggi, quindi meno 200 più 200 sono le fasi estreme, che è bene che ci arrivi con questa accelerazione qui, ci arrivi in accelerazione. Adesso siamo sui 100, quindi questa non è una zona che io metterei lungo. Se avesse accelerato ancora, mi avesse portato sopra i 200, allora su questa zona qui magari avrei valutato un nuovo massimo con l'indicatore che mi andava giù. Quindi spero che questa cosa sia un attimino abbastanza capita, questa situazione. Abbiamo visto che c'è stata
la reazione alla fine, abbiamo visto che per questi minimi e questi minimi precedenti abbiamo visto che la reazione c'è stata, l'indicatore, guardate, siamo stati anche fortunati a vedere che l'indicatore ha fatto vedere questa divergenza, che alla fine c'è stata una reazione di prezzi verso l'alto. Chiaro che mettendo l'indicatore a un minuto ne vedremo tante di queste situazioni e quindi potremmo essere magari andare un attimino in overtrading, è la cosa che non dobbiamo fare, di andare in overtrading. Un'altra cosa importante che è le divergenze inverse, solitamente sono anch'esse importanti, e quando vediamo che il mercato magari si sta muovendo un attimo, vediamo che si trova a ridosso della zero line, della zona zero per quanto riguarda l'indicatore, siamo in questa zona qui, e vediamo che i prezzi si stanno muovendo qui un attimo. Dopo viene giù un attimo, vediamo che i prezzi rimangono fermi e vediamo che l'indicatore accelera violentemente a ribasso. Vuol dire che magari ci sono delle vendite aggressive sull'indicatore, sui prezzi, quindi c'è una vendita aggressiva. Vediamo che viene giù, ma viene giù di poco, cioè si muove poco il prezzo, quindi vediamo il prezzo che si muove di poco. E quindi vediamo che l'indicatore spara giù forte. Vuol dire che qui evidentemente stanno un attimo trattenendo i prezzi in quella zona lì, vuol dire che c'è una divergenza inversa, perché l'indicatore spara giù forte e invece i prezzi rimangono fermi. Il che vuol dire che molto probabilmente il mercato potrebbe accelerare e andare su. Beh, spero un attimino che sia chiaro questo concetto. Solitamente sono temi che tratto di più durante i miei corsi, oltre all'analisi volumetrica, è una cosa importante, quindi andare a vedere a livello volumetrico come ci troviamo, andare a vedere anche queste cose che vi permette di rimanere un attimino fermi, perché magari qualcuno vede il prezzo che accelera giù violentemente, vediamo il prezzo che accelera giù violentemente e magari siamo in questa situazione qui, magari qualcuno dice ok, entro long perché il mercato ha perso tanto, e allora il mercato potrebbe andare su. Ma in realtà se noi ci troviamo in questa zona qui di accelerazione e vediamo che il CCI è ancora oltre i 200, vuol dire che siamo su una fase fortemente di volatilità del mercato, è una fase che non dobbiamo assolutamente intraprendere operazioni, perché il rischio è molto alto di prendersi le stop. Quindi aspettiamo con calma che il mercato stabilizzi, mi faccia vedere questo minimo, va benissimo, me lo faccia vedere 250, 300, 400, vuol dire che c'è stata una forte accelerazione di prezzi a ribasso, il mercato si ferma, mi crea un nuovo minimo e quindi su quel nuovo minimo vado a vedere se c'è una divergenza tra indicatore e CCI. Naturalmente io cercherò di porre in essere la mia operazione quando mi arriva a ridosso del meno 100, meno 100 oppure più 200, vado short, quindi short più 200, sempre tutto mi raccomando a livello didattico, long a meno 200. È chiaro che qui dovete prestare molta attenzione e quindi fare caso a queste cose e cercare di intraprendere quando avete un po' di conoscenza sul mercato, perché altrimenti rischiamo, ok Paolo mi ha spiegato questa cosa, domani la metto in piedi, vedo che mi becco, faccio 10 operazioni, mi becco 4-5 stop di fila, quindi il rischio è molto alto. Però cercate di prestare attenzione a questo indicatore, perché è un indicatore che mi crea un attimino mi anticipo un attimo al mercato, quindi può essere un indicatore che potrebbe essere molto valido per il vostro trading. Andiamo a vedere adesso, abbiamo visto il petrolio oggi che è sceso abbastanza velocemente, è salito in maniera veramente importante, e se andiamo a vedere dopo, il petrolio qua sempre 19,43, però abbiamo visto che aveva fatto dei massimi precedenti, andiamo a vedere a 5 minuti, andiamo a vedere, qui non è frastagliato. Quando è fatto, ti chiedono se è possibile vedere qualche esempio di oggi sul Nasdaq, di questo oscillatore. Sul Nasdaq, ok, andiamo a vedere sul Nasdaq. Oggi ha fatto un bel movimento dai massimi al ribasso. Sì, poi anche adesso. Un attimo, altrimenti mi porta sempre indietro. Allora, andiamo a vedere questa forte accelerazione di pericolo qui. Questa è stata quella del 18,55. Questa, beh, siamo indietro con l'ora legale comunque qui, perché 18,55 mi sembra che siamo, vediamo se siamo giusti con l'orario, vedete che siamo 20,39, quindi siamo 20,39, quindi qui dobbiamo andare indietro di un'ora, no? 20,39, 20,41, invece noi siamo 19,41. Quindi indietro di un'ora, qui siamo alle 19,03, invece siamo alle 18,03 su questo minimo qui del Nasdaq. Qui ho fatto una bella divergenza, Paolo. Quindi qui vediamo una bella divergenza, guarda che bella che è stata questa divergenza qui. Detto, qui abbiamo i prezzi che vengono giù, mi fa il picco massimo, va benissimo questo volume. Quindi qui avevamo mai il primo tentativo di long in questa zona qui,
non è se il mercato andava su, ma gestendo l'operazione ci stoppava, mi fa rinnovo un nuovo minimo, però vediamo che il CCI non va giù. E quindi in questa zona magari potevamo vedere se c'era qualche operazione long, addirittura se chi ha ascoltato, giustamente, prima ragazza, se non ho visto chi abbia fatto la domanda, avevamo, guardate, avevamo l'1 e 3 perfetto qui. Avevamo l'1 e 3, l'ho spiegato l'altra volta, perfetto, lui ha fatto un piccolo intrecciamento, dopo è andato su ancora, e abbiamo, se eravamo proprio dei minimi, quindi avevamo l'1 e 3, dove ha segnato questo minimo, nuovi minimi, avevamo una nuova divergenza qui, un'altra divergenza in questa zona qui, che calcoliamo sempre su questo minimo, quindi i prezzi vengono giù, invece l'indicatore abbiamo visto che è salito. Qui addirittura avevamo proprio sulla zona 100, a ridosso di 100, l'1, 2, 3, quindi una buona operazione che alla fine dopo il mercato eravamo proprio a ridosso dei minimi assoluti della giornata. Quindi questi qui veramente si prestava una bella operazione proprio sul Nasdaq, quindi c'era veramente una bella... Beh, Paolo, sul crollo che ha fatto oggi dai massimi, se vai un attimo indietro... Ok, andiamo a vedere sui massimi, quindi era stato alle 16.31, li aveva fatti massimi. E qui li ha fatti proprio in apertura i massimi, mi sembra, no? Proprio prima, questa zona qui, questa zona qui mi ha fatto i massimi. Questa qui me li ha fatti alle 14.55, eccolo qua. Qui avevamo questo massimo qui, e questo massimo, vedete che siamo lo stesso, c'è una piccola divergenza. Però vediamo che ha accelerato il mercato, come vedete, e ha fatto una bella accelerazione. Questa barra qui è stata veramente una bella accelerazione dei massimi, e vediamo che completamente i prezzi vanno su, e vediamo che c'è, è meno marcata, però vediamo che comunque una divergenza c'è lo stesso comunque sul CCI. Abbiamo visto che c'è una bella divergenza. Alla fine qui non avevamo l'1, 2, 3, perché dopo è venuto giù velocemente, quindi è un attimino complicato. Paolo, qui in questo caso è un orario di apertura di Wall Street, quindi come orari, diciamo, questa tecnica, per la tua esperienza, funziona bene in determinati orari, come ad esempio le aperture, le chiusure, oppure con qualcosa che utilizzi su diverse fasce orarie? Sì, va bene, guarda, qui abbiamo proprio l'apertura, guarda, vedi proprio l'apertura, c'è il picco massimo del CCI che mi va oltre quasi al 300, vedi qua che mi va oltre il 300. No, potete andare su, vedi, quindi pausa, viene giù di nuovo, mi rompe i minimi e guarda che c'è proprio una divergenza veramente bella questa divergenza qui. Addirittura noi entravamo su questi livelli qui, prendevamo subito un profitto, è chiaro, eravamo 14.026, 14.043, 044, 45, avevamo quasi una ventina di punti con lo stop di 3-4 punti. Chiaro, eravamo in una situazione veramente volatile, solitamente in situazioni volatili faccio un attimino di fatica, poi figuriamoci sul Nasdaq, però sul Nasdaq abbiamo possibilità anche di fare nuove, di tentare magari di tentare di fare l'operazione con dei microlotti. Devi fare i microlotti, cioè non si può entrare. Esatto. Con TickMill, ad esempio, il microlotto è 0,01, un centesimo punto, quindi potete fare tutte le prove del caso. Sicuramente anche molto meglio del demo, magari aprire un piccolo conto e provare con i microlotti. In modo tale, il microlotto è un centesimo, va benissimo, quindi è perfetto farlo con un centesimo, quindi si riesce a fare molto molto bene, insomma, si riesce a stradare avendo un rischio veramente contenuto e si riesce a imparare, cioè, un centesimo è veramente poco. Dopo, quando si impara, magari abbiamo un centesimo di guadagno e dopo andiamo magari a 3-4, a 2-3 centesimi, dopo incrementiamo e magari andiamo a mezzo euro, un euro, e quindi riusciamo a capire bene come cercare di lavorare. C'è stato anche il gold che ha fatto veramente una spike incredibile a ribasso il gold oggi. Andiamo a vedere se ci sono altre due domande nel frattempo, Paolo. Sì. Così chiudiamo il discorso domande da parte di Domenico, che ti chiede: mi sembra di capire che Paolo preferisce i break-in ai breakout. Forse avrà visto anche le altre tecniche che hai spiegato, quindi non ti piace magari entrare troppo a breakout su delle tecniche in intraday, preferisci sempre comunque una solitamente falsa. Queste tecniche breakout funzionavano. Io ho una tecnica breakout, però non è sul primo breakout. Ecco, vado a vedere se ci sono delle conferme sul breakout. L'ho spiegata anche sul libro, manuale, non il manuale,
L'ombra delle mani forti, l'ultimo libro che ho scritto, ho spiegato proprio questa tecnica di breakout, che la vado a fare come Thunderbird, quindi vado sulla conferma della rottura di un determinato livello. Però il primo breakout è solitamente, non vado mai, facciamo un esempio, io questo livello di massimo del mercato, è chiaro che me lo va a rompere, solitamente non cerco mai il long subito su questo livello qui. Aspetto un attimo, stabilizzazione di prezzi, casomai entro long sull'ulteriore conferma di quella rottura lì. Quindi prima rottura non ci va, ad esempio, avevamo questo punto di swing importante, come vedete, qui mi rompe, poi recupera, perché so che solitamente 7 volte su 10 e sono tutti falsi breakout, quindi vado sui break-in piuttosto che breakout. Quindi quando il mercato rompe e recupera, vado subito long. Ha detto giusto quello che ha fatto il commento, evidentemente mi conosce già da un po' di tempo e quindi sa come cerco di trovare il mercato. Poi Domenico ti chiede, fino a che time frame si possono fare queste considerazioni, quindi inerenti al, perché in questo caso abbiamo fatto esempi su un minuto, hai detto già che tu operi sul 2, il 3 minuti, 5, però in Italia immagino che oltre il 15 minuti sia difficile comunque lavorare con questo oscillatore, o sbaglio? Sì, solitamente su grafici daily si può anche vedere, però ti do un po' di indicazioni, però faccio più fatica o magari qualche... Allora, su time frame bassissimo un minuto ho tanti falsi breakout, tanti falsi segnali. Un time frame molto alto, sul daily rischio di avere anche lì tanti falsi segnali, però magari mi dà un'indicazione, molto probabilmente il mercato potrebbe anche ritracciare quelli lì, quindi sto un attimino attento sui daily se mi fa vedere queste cose e quindi casomai cerco di uscire. È chiaro che un ingresso più calibrato, con degli stop più stretti, se l'ho su time frame bassi piuttosto che alti. Ad esempio, se io ho un time frame alto, che vedo che ho una divergenza forte a ridosso dei minimi, l'ho contestualizzata su un time frame basso a 2-5 minuti o anche a 15 minuti, è chiaro che posso mantenere l'operazione in essere non per portarla solo su un grafico intraday, ma per trasformarla in un grafico daily per vedere dopo se il mercato da lì su quei minimi in divergenza che mi ha fatto vedere su daily riesco a trasformare l'operazione in multi day. Ecco, quindi cerco di fare questa cosa, quindi spero sia un attimino chiaro il concetto, quindi vado su time frame, sui micro time frame, su time frame bassi, io prediligo solitamente il 2 per 5 minuti. E quindi cerco di fare l'operazione, di prendere l'operazione su quei time frame, per dopo portare la mia operazione su time frame più alti per cercare di cogliere un movimento importante, come ho cercato di cogliere su Unicredit in questi giorni. L'ho chiusa oggi Unicredit, ce l'avevo 8,20, l'ho chiusa oggi 8,60 e quindi anche su Diasorin, che l'avevo presa 2 settimane fa, l'ho chiusa, l'avevo presa a 137, l'ho chiusa a 155, ne avevo parlato anche qui, ragazzi, se ti ricordi, Giuseppe di Viso Forex, avevo parlato anche di Diasorin, era una settimana che l'avevo in portafoglio e dopo è esplosa, rialzo, e ieri, la seduta di ieri, ha ricoperto il gap, quindi da lì poi c'era anche qualche altra operazione long. Però solitamente io cerco di entrare su time frame bassi proprio per cercare di calibrare bene il mio stop. Ad esempio qui sarebbe stato un break-in veramente importante questo qua, un falso breakout, dopo alla fine il mercato ha accelerato il rialzo, quindi qui magari mi sarei preso magari un po' di long su quel livello lì. Anche perché, vi dico una cosa importante, solitamente sui livelli di minimo e massimo, che semmai ne parleremo al prossimo webinar, parleremo di questa cosa qui, come cerco magari io di capire come le mani forti cercano di manovrare il mercato, dove cercano di portarlo. Ci dobbiamo tenere conto che se noi siamo long su questi livelli qui, è chiaro che tutta la gente c'ha lo stop più sotto e quindi qui c'è liquidità. Quindi parleremo un attimino di liquidità, andiamo a capire un attimo perché il mercato va a caccia di determinati livelli e come cerco io magari di intraprendere l'operazione su determinati livelli. Quindi parleremo, casomai nel prossimo webinar parleremo proprio, meglio che ti scrivi anche te questa cosa qui, magari non ci dimentichiamo. Sì, me la segno così, perché noi abbiamo concordato 5 webinar con Paolo, ne abbiamo fatti 3, il quarto ancora non abbiamo la data, Paolo, però credo che lo faremo sicuramente nel mese di maggio, verrete ovviamente avvisati con delle email, e quindi parleremo appunto di questi argomenti. Paolo, io direi di chiudere il webinar, il discorso sul take profit, perché Alberto ti chiede, generalmente il take profit, l'hai un po' specificato all'inizio, parlando di
uscite, diciamo, multiple su diversi livelli, però generalmente qui dove piazziamo il take profit? E allora, per quanto riguarda il take profit, anche qui parleremo sia del take profit, come entrare, ma con che size entrare su determinati livelli e come vai a gestire, perché il take profit è un discorso un pochino lungo, non facciamo fatica a spiegarlo in 2-3 minuti, ci vogliono 4 ore, 20 minuti per spiegare bene il take profit, perché è una variabile che in base alla size che sto adoperando, cioè è limitativo dire io compro qui, vendo qui, è una cosa troppo superficiale parlarne così. Ne parleremo la prossima volta anche, allora parleremo delle zone di volume, dove vanno a caccia dei volumi e come gestire il nostro take profit e come cercare di entrare con una size corretta su determinati livelli. Quindi andiamo a chiarire questa cosa e vi farò un attimino un esempio come cercare di gestire bene, magari come scaglionare le nostre uscite su determinati livelli. È chiaro che io, vabbè, ti posso dare un take profit, io l'ho acquistata su questi valori qui, è chiaro che il primo take profit magari vado a prendermelo sulla prima barra di accelerazione, non certo qui perché non vado a prendere niente, ma questa è la zona. Però Paolo, nel caso di questo oscillatore qui, prima hai fatto vedere un esempio, aspetti comunque che vada dall'altra, cioè generalmente se io entro ad esempio long sul meno 100 e l'oscillatore poi mi arriva a 100 dall'altra parte, io comunque in quel caso dovrei uscire, no, dall'operazione. Sì, perché solitamente quando arriva sul zero line solitamente dovremmo subire un attimo di accelerazione. Quando l'indicatore quando si stabilizza ora va da 0 più 100, ok, facciamo finta che allora abbiamo detto che dobbiamo aspettare che arrivi a oltre i 200. Qui non abbiamo un grosso movimento, è chiaro che dopo su un minuto cambia tutto. Però se vedo che viene giù ancora, è chiaro che dopo io dico ok, mi fa un'altra accelerazione qui, in questa zona vado a vedere se magari mi crea un trading range, mi rompi i nuovi minimi e quindi vado a visualizzare se mi crea una divergenza. Se mi arriva sulla zero line, quindi lo prendo, è andato a meno 300, arriva a meno 100, lo vado ad acquistare, vado a vedere che arriva sulla zero line, solitamente la zero line si comporta un attimino così, dopo va in accelerazione, solitamente il prezzo va in accelerazione. Quindi va in accelerazione fino ai più 100 o più 200, sarebbe ancora meglio più 200, vuol dire che ho guadagnato di più. E quindi lì cerco di liquidare le posizioni, ecco, o a livello grafico o tramite l'uso dell'indicatore direttamente SSI. Perfetto, ottimo. Direi che abbiamo spiegato un po' tutti i punti di questa tecnica che si va ad unire, vedete come Paolo ha più di un'arma per poter operare in intraday, alle altre due che abbiamo spiegato nei primi due webinar. Io ho girato ad alcuni di voi il link perché me l'avete richiesto, magari lo giro un po' a tutti per rivedere i primi due webinar che si trovano. Allora, un attimo, tutti, devo solo trovare come mandarlo a tutti. Ok, vi ho girato il link del precedente webinar di Paolo Serafini, troverete poi anche il primo seguendo un po' questa lista che è una playlist dove ci sono tutti i webinar fatti da TIC1000. Allora Paolo, io ti ringrazio anche per questa lezione molto interessante, mi è piaciuta molto e vi do appuntamento al prossimo appuntamento con, scusate il gioco di parole, con Paolo. Non abbiamo ancora deciso la data, però appunto come dicevo prima lo faremo sicuramente a maggio. Grazie Paolo per la tua disponibilità. Grazie Giuseppe, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, abbiamo visto guarda in diretta, abbiamo visto un breakout che alla fine non è andato buon fine, ma sarebbe stato meglio entrare su questa zona qui, sul recupero delle fasi di minimo. Quindi io solitamente tento questo tipo di operazione. Ok, a tutti, buona serata, ci vediamo il prossimo mese con il nuovo webinar con TIC1000. Grazie mille a voi, grazie mille a te Giuseppe. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti gli amici trader. Buona serata.